Quali sono i costi che devi sostenere per pubblicare il tuo libro? Innanzitutto ripetiamo una cosa che dico sempre, cioè che pubblicare non è mai gratis. Ora, pubblicare non significa semplicemente caricare i tuoi file su Amazon e fare click. Quello sì, può essere un piccolo passaggio gratuito, ma pubblicare in senso lato significa creare un libro di qualità, metterlo in vendita, e questo ha sempre un costo. Ce l'ha sia per l'editore, ce l'ha sia per te che diventi editore di te stesso. Allora cerchiamo di fare una panoramica veloce su quelli che sono i costi principali che devi sostenere in modo che tu possa organizzare il tuo percorso di autoeditore, di autore self. Innanzitutto, la voce più importante è quella dell'editing. L'editing significa far revisionare il tuo testo per portarlo alla sua versione migliore. Questa è una voce ineludibile, non puoi fare a meno in nessun caso di far editare il tuo testo. Te lo ripeto, non puoi fare a meno in nessun caso di far editare il tuo testo. Se tu pensi di saper scrivere bene, se tu pensi di aver scritto un buon libro, bene, meglio per te, vuol dire che l'editing sarà più leggero, ma ci dovrà essere. Non esiste un libro che può andare alle stampe e soprattutto finire nelle mani dei lettori senza la lettura da parte di una persona esterna. L'autore non è mai sufficientemente oggettivo per poter valutare quello che ha scritto. Ci vuole una lettura dall'esterno, meglio ovviamente se si tratta di una lettura da parte di un professionista. Quindi l'editing non è una voce di spesa che puoi saltare, che puoi ignorare, che puoi eliminare. E ovviamente l'editing non è una parte del percorso che puoi fare da solo, per i motivi che abbiamo appena detto. Quindi questa è la voce sicuramente più grossa, anche perché a seconda del numero di cartelle che hai scritto sarà sicuramente la voce proprio più alta, il costo più alto che dovrai sostenere. Seconda voce di spesa da considerare nel tuo piano è la correzione di bozze. Non possiamo considerarla insieme all'editing perché si tratta in effetti di due lavori diversi e spesso infatti le agenzie propongono servizi diversi. Mentre l'editing lavora a livello contenutistico, strutturale e anche stilistico sul tuo testo, la correzione di bozze è la pulitura finale, va alla caccia del refuso, dell'errore di battitura e quindi è la pulizia finale del tuo testo. Spesso infatti nelle agenzie più serie questo lavoro viene fatto da una persona diversa rispetto all'editor che invece ha fatto la fase precedente. Quindi da una parte abbiamo un editor che lavora alla revisione del tuo testo, dall'altra abbiamo un redattore, un correttore di bozze che fa la pulizia finale. Ora, la correzione di bozze costa sicuramente molto meno dell'editing, ma anche in questo caso è una spesa che non puoi eliminare, non puoi certo permetterti di pubblicare un libro con degli odiosi refusi e come per l'editing, questo è un passaggio che non puoi fare da solo. Anche se tu fossi un bravissimo redattore, non potresti lavorare in modo efficace sul tuo testo, perché se tu hai lavorato al tuo testo per mesi, se non addirittura per anni, lo sai praticamente a memoria, mentre la correzione di bozze è più efficace se io leggo il testo per la prima volta, se non lo conosco, se non sono addentro alla storia, perché mi devo soffermare sul livello superficiale, formale, esteriore. Quindi la correzione di bozze non è qualcosa che l'autore può fare da solo sul proprio testo. La correzione di bozze eventualmente, se tu hai delle persone che conosci, degli amici che sono però esperte di correzione di bozze, potrebbe essere fatta a un costo minore o anche gratuitamente lavorando con persone di fiducia. Ma ripeto, devono essere persone abituate a fare questo lavoro. Saper scrivere bene non è condizione sufficiente per saper fare correzione di bozze, perché i refusi si annidano e spesso sono proprio nascosti, difficili da trovare. Solo un occhio allenato che sa cosa cercare li può trovare. Terza voce di spesa, sicuramente la copertina. Devi favolizzare per il tuo libro una copertina professionale efficace e per farlo quindi devi affidarti ad un professionista. Non puoi fare da solo, anche se sei bravo a smanettare con Photoshop, il mio consiglio è quello sempre di affidarti a un grafico professionista. Ricordati che la copertina è la tua vetrina, è la prima cosa che i lettori vedono del tuo libro e ha lo scopo di interessarli, incuriosirli, farli entrare nel tuo mondo. Se la copertina non funziona,
Il tuo libro può essere bello quanto vuoi, ma non lo legge nessuno, quindi non risparmiare sulla realizzazione di una copertina di qualità, perché poi ne risente tutto il tuo percorso di autoeditore, di autore self. Quarta voce di spesa, in affiancamento alla copertina ci vuole un testo per la quarta di copertina, cioè per il retro del libro. Anche questo testo va curato con attenzione e anche qui mi permetto di dire, secondo me, non è l'autore la persona più adatta a scrivere il testo di quarta, perché il testo di quarta ha lo scopo di convincere i lettori, incuriosirli a tal punto da poi farli cliccare, quindi da poi portarli all'acquisto. Non è quindi una sintesi del testo, non è il racconto della trama, non è il riassunto del libro, è un testo molto diverso che ha qualche elemento di trama, ma soprattutto ha delle leve per portare il lettore ad acquistare. Si tratta di un testo persuasivo e quindi non è detto che l'autore sia la persona giusta per scrivere questo tipo di testo e soprattutto per capire che cosa all'interno del suo libro può essere usato come leva per convincere il lettore. Quindi ti consiglio vivamente di affidare la stesura della quarta ad un professionista o comunque ad una persona esterna che non è coinvolta come te nei contenuti del libro. Infine, quinta voce di spesa che devi assolutamente considerare nel tuo progetto di pubblicazione in self-publishing è tutta la parte che riguarda l'impaginazione, quindi formattazione del testo ed impaginazione sia per i formati digitali, quindi per gli ebook, sia per la stampa. Dei cinque passaggi che ti ho elencato fin qui, questo è l'unico che potresti fare da solo, quindi potrebbe essere una voce che tu depenni dalla lista dei costi perché fai tu. Questo però significa che devi essere pratico con degli strumenti di impaginazione, soprattutto se parliamo dell'impaginazione per il cartaceo. Mentre per l'impaginazione per l'ebook, la formattazione e la conversione del tuo testo nei formati ebook, esistono degli strumenti gratuiti a tua disposizione, molto semplici, forse ci vuole un po' di dimestichezza, basta avere un po' di pazienza e provare ad usarli, come Write di Streetlib o ancora meglio Kindle Create messo a disposizione da Amazon, proprio per realizzare il tuo libro in formato Kindle, quindi puoi fare da solo la conversione del tuo libro nei formati digitali, nel formato per Kindle e nel formato EPUB. Mentre per la realizzazione del tuo libro per la stampa, l'impaginazione di un libro per il formato cartaceo è un po' più delicata e hai bisogno di strumenti professionali come InDesign. Non puoi pensare di impaginare il tuo libro per la stampa utilizzando il semplice Word. Però anche qui, se tu hai voglia di imparare, di metterti in gioco, questa è una parte che puoi imparare a fare e magari per il primo libro ci metti più tempo, fai qualche errore, però poi diventa una competenza che hai acquisito e sei quindi autonomo per tutti i tuoi libri futuri.